Siamo a Satory, alle porte di Parigi, nella sede di DS Performance, la divisione sportiva di DS Automobili. Qui, nel laboratorio completamente rinnovato, gli ingegneri del team DS Ticità progettano e sviluppano le monoposto che partecipano al campionato di Formula E, dedicato a vetture 100% elettriche. And there goes Vern! Vern leads in Sanya! Yes, yes! Absolutely magnificent! Hey! Une grosse évolution qu'il y a eu cette année avec la collaboration avec DS Ticità, c'est qu'on est maintenant tous ensemble, comme une seule équipe au sein du site de DS Performance. Et ça nous permet de tous travailler ensemble, aussi bien ici à l'atelier, on a l'atelier des voitures de course, l'atelier de la voiture de développement qui est ici juste à côté, et le simulateur qui est dans la pièce juste à côté là-bas, où les pilotes et les ingénieurs se retrouvent très régulièrement, pendant plusieurs jours avant chaque course, pour préparer les courses au mieux, améliorer les stratégies et la manière d'utiliser la voiture. La partecipazione alla Formula E per DS Automobili è fondamentale proprio in qualità di laboratorio di ricerca e di sviluppo sulle tecnologie che monteremo poi nelle auto che daremo a disposizione dei nostri clienti. Il 2019 è un anno fondamentale per quella che è la transizione energetica del brand DS Automobile, perché vedrà il lancio subito dopo l'estate di DS7 Crossback E-Tense 4x4, la nostra versione ibrido plug-in di DS7 Crossback, che permetterà di avere una potenza combinata di 300 cavalli, un'autonomia fino a 50 km in modalità zero emissioni e soprattutto la trazione integrale grazie ai due motori elettrici montati sui due assali. Abbiamo poi un secondo lancio importantissimo verso la fine dell'anno, che sarà DS3 Crossback E-Tense, la versione full electric del nostro SUV compatto icona di stile high-tech, che ci garantirà un motore di 100 kW di potenza con un'autonomia fino a 320 km calcolati con il nuovo ciclo WLTP e dei tempi di ricarica che permettono con una ricarica rapida di avere l'80% dell'energia ricaricata in mezz'ora.